siamo già il 26 di agosto, amiche e amici dell'Almanacco e dell'Oroscopo. Oggi è San Alessandro, compleanni, guarda un po', l'ex di Albano, Loredana Lecciso, personaggio TV, nato il 26 agosto del 72. Rimaniamo al sud, Nicky Vendola, politico, nato il 26 agosto del 1958. E c'è il proverbio prima dell'oroscopo: a San Alessandro, acquaiolo, o piove o si duole. Ariete, voglia di spaziare e di sganciarvi dai problemi di tutti i giorni, aiuti planetari efficaci che vi danno magnetismo, inventiva, velocità di ritmo. Cercate di usare qualche strategia per evitare accumuli emotivi, battaglie da vincere in amore, ma la sincerità vi premia. Toro, periodo di fermento interiore che prepara grossi cambiamenti per il lavoro e la vita familiare. Oggi attenti a non chiedere aiuto alle persone sbagliate. Meglio contare sulle vostre sole forze e prendere di slancio le iniziative che sentite più giuste. Gemelli, un atteggiamento più riflessivo vi permette di vincere una battaglia. Non confidatevi con chi non offre garanzie di sincerità. Il lavoro guadagna in sprint, decisioni da prendere avvalendovi delle vostre belle doti di tempismo. Cancro, impegni da affrontare distribuendo le forze senza eccessi o dispersioni. Momento di trasformazione in campo affettivo. Gli alti e bassi preludono a una visione nuova delle cose che porterà ad una maggiore serenità. Leone, stimoli positivi dalla persona amata che vi aiuta a superare qualche momento di stress. Oggi non abbiate troppa fretta di risolvere ciò che ha invece bisogno di tempi più lunghi. Dal lavoro, segnali di rinnovamento da non sottovalutare. Vergine, nei rapporti lavorativi potete fare valere il vostro punto di vista senza esagerare con i toni polemici. Cercate soluzioni con diplomazia. Il rapporto con la persona amata stasera diventa più autentico e più appagante. Bilancia, Marte stimola viaggi e spostamenti, dinamizzando la vostra giornata e tutto il vostro weekend. Il Sole accende i riflettori sul lavoro, occasioni di successo da afferrare al volo. In amore siate più ricettivi. Scorpione, l'insofferenza verso ciò che è scontato e privo di stimoli vi porta ad esplorare terreni nuovi, gioie negli affetti più profondi e cambiamenti in vista per chi cerca l'anima gemella. È consigliabile in tutto questo un po' di relax mentale. Sagittario, grossa carica di energie che vi spinge ad affrontare le cose con esuberanza, ottimismo. Il cielo si rasserena in campo sentimentale. Sciogliete un sospeso con chi amate, ricorrendo ad un dialogo sincero e chiarificatore. Capricorno, possibilità di superare qualche sintomo di affaticamento che vi impediva di esprimervi al meglio. Aiuti da parte di persone che vi sono amiche, che vi offrono preziose alleanze nel lavoro. In amore cercate di vivere il presente, troppi ripensamenti potrebbero disorientarvi. Acquario, situazione positiva in tutti i campi. Pianeti amici appoggiano le iniziative e vi danno chiarezza nelle idee, oltre che una grande capacità di recupero. Evoluzione positiva per i rapporti sentimentali. Ci sarà un malinteso da sdrammatizzare. Pesci, spirito d'avventura e voglia di vivere esperienze nuove. Atmosfera serena in famiglia. Oggi qualcuno vi chiederà un consiglio. Siate disponibili, ma usate prudenza. Curate di più la vostra dieta.